ma usando il controllo e... sì, sicuramente ha girato la partita, poi dopo abbiamo preso il gol quando forse meno ci aspettavamo più insomma. Senta, molti tiri da fuori da parte sua, da parte della vostra squadra, erano previsti già in fase di studio della San Benedettese sul fatto che magari avesse un portiere molto giovane? E in sincerità sì, perché comunque un ragazzo di qualità, ma è sempre un 2007, quindi magari può, no, se è un ambiente così bello, diciamo, anche oggi, perché poi era sia da una parte che dall'altra un ambiente bellissimo, poteva pure un pochino, ecco, subire la situazione, insomma. Poi noi abbiamo giocatori che da fuori calciano bene, insomma, lo facciamo sempre, oggi era un motivo in più per farlo. Hanno trovato molti spazi oggi per calciare, mi sembra, no? Quindi si aspettava, diciamo, che su quella parte del campo trovasse così facilità? Guardi, la San Benedettese è la squadra che mi ha più impressionato, è una squadra che ha nell'uno contro uno i giocatori più forti del campionato. Oggi mi hanno veramente impressionato favorevolmente, no? Poi nel calcio impedire l'uno contro uno è difficile, e anche in 10, ma questa cosa che avevano sempre giocatori che saltavano l'uomo un pochino ci ha messo in difficoltà, perché credo che la San Benedettese corre per qualcosa di diverso da noi. L'espulsione sicuramente ci ha agevolato e abbiamo preso gol quando eravamo in pieno controllo noi. Poi ha rischiato pure di perdere, una clamorosa occasione. Sì, però intanto va valutato se il gol non era per Camilli, se era fuori gioco o no, perché mi dicono che forse era buono. E poi credo che noi abbiamo sbagliato 3-4 ripartenze, colpa nostra, sì. La rifinitura, e lì potevamo chiudere la partita. Se con una squadra con una qualità come quella della Samb non chiude le partite, poi ci sta che trovino un colpo del genere, insomma, una squadra qualitativamente fortissima. Secondo lei qualitativamente la più forte che ha incontrato? No, sì, di quelle davanti sono quelle 2-3, insomma. Ripeto, quello che mi ha impressionato oggi è il numero di calciatori forti nell'uno contro uno, insomma. Sapevamo di Battista, sapevamo di Fabbrini che sarebbe entrato sicuramente a gara in corso, però poi dopo la Samb, se noi l'abbiamo studiata, se non la conosci, dopo 20 minuti probabilmente ancora non hai capito quali sono gli under per la qualità che hanno in campo, quindi ripeto, per come si era messa ci dispiace tanto, però poi insomma prendiamo un punto con una squadra che secondo me è una corazzata. Può essere soddisfatto? Ormai pensavo pure di poterla portare a casa, onestamente, prima della partita, di pareggiare con la San Benedettese, onestamente sarei stato felice. Si è spento un po' il ritmo dopo il vantaggio, diciamo, anche col vantaggio numerico? Beh, guardi, noi abbiamo impresso all'inizio un ritmo importante alla partita, con una squadra che tecnicamente sbagliava pochissimo, anche su un campo non perfetto. E sappiamo di non poter correre così per tutta la partita, poi quando abbiamo subito un pochino l'iniziativa della Samba è per la qualità della Samba che ci ha messo lì, ma non per una nostra scelta, insomma. Poi abbiamo anche cambiato sistema, perché in catena ci saltavano sempre l'uomo e invece poi siamo andati in difficoltà con il giropalla sul rigore, insomma la coperta poi diventa corta. Quando una squadra sbaglia così poco tecnicamente è difficile giocarci contro, anche se sono in 10, anche se ripeto che se fossimo stati un po' più puliti nelle rifiniture, oggi le occasioni per fare il terzo gol l'avevamo create nelle ripartenze, quindi ce la possiamo prendere solo con noi stessi, dovevamo essere più precisi. Sento, ho visto il centrocampo della Samba molto in difficoltà su un pallone che su questo campo rimbalza molto. Il campo è brutto. Ma il campo un pochino penalizza la grande qualità della Samba, ma anche la nostra, che poi davanti interpreti di qualità ce l'abbiamo anche noi. E sapevamo, noi conosciamo un pochino meglio il campo, anche se poi non ci alleniamo qui. Non è un caso, insomma, che noi siamo andati meglio fuori casa che in casa. Però ripeto, il campo è per noi e per gli avversari che vengono qui, quindi non cerchiamo alibi. Insomma, oggi se eravamo più bravi tecnicamente al secondo forse tempo potevamo fare meglio. Non aver tenuto troppo palla, ma con un vantaggio numerico, nel senso lasciare la San Benedettese. Mi dice una cosa giusta, io avevo chiesto ai ragazzi di provare a
in un certo momento della gara a difenderci tenendo la palla. Però poi dopo più stanchezza un pochino tecnicamente sbagliavamo e creavamo delle occasioni per loro. E quindi non era più un vantaggio ma diventava una mortificazione per noi questo tipo di giocata. E... ripeto, la Samba prima probabilmente avrebbe meritato di pareggiare, poi ci pareggiano nel momento in cui le cose le avevamo un pochino sistemate perché non stavamo subendo più la loro iniziativa. Poi c'è stato sto spunto. E... ripeto, nel calcio l'uno contro uno è difficile da impedire, poi quando ce ne sono così tanti diventa ancora più complicato. Comunque faccio i complimenti alla mia squadra perché stiamo venendo fuori da una situazione che era difficile, stiamo venendo fuori con tanta voglia, con uno stadio che oggi è stato bellissimo. Ripeto, non guardiamo al fatto che mancava poco e stavamo vincendo, ma pensiamo di aver pareggiato con la San Benedettese, quindi questo da martedì ci deve dare coraggio. Può essere il punto di partenza per fare una seconda parte campionata importante, però tipo il risultato oggi visto il primo che avete ambientato la San Benedettese, non si vedeva bene chi fosse nelle zone alte e chi fosse nelle zone basse. Ma io credo che la Samba sarà molto penalizzata dall'espulsione. Però è pure vero che i primi 20 minuti con la Samba in parità numerica noi ci siamo affacciati 3-4 volte in maniera importante. E... ripeto, quando sono arrivato io diciamo, eravamo praticamente ultimi, quindi trovarci lì dove siamo adesso sicuramente ci dà grande fiducia perché poi i risultati utili di questa squadra cominciano ad essere tanti, però è chiaro che c'è ancora tanto da fare perché venire fuori da lì è complicato. Questo è un girone di una qualità estrema, insomma. Io da spettatore mi gusterei tutte le domeniche i grandi giocatori che vediamo, da allenatore un po' meno, perché poi pure oggi, no, avete visto, i cambi erano all'altezza di quelli che uscivano. Quindi, però ripeto, io sono contento della mia squadra e per me la Tivoli si può salvare e si può salvare attraverso i nostri principi, che sono quelli, come avete visto oggi, di provare ad attaccare anche con tanti uomini quando ce n'è la possibilità e di cercare di fare il calcio più moderno possibile, attaccare e difendere in tanti.